Eccoci qua, benvenuti in un mio nuovo video. Allora, questo è il video. Innanzitutto, scusate la gola. Questa voce un po' roca. Scusate i capelli, ma dopo la serata di ieri sera. Mamma mia, non perché io abbia fatto chissà che cosa, ma piove, quindi ricci, vabbè. Mandracente e ciancio alle bande, siamo qui perché vi voglio girare il video di tutte le cose che sono riuscita a comprare con gli sconti di compleanno. Ora, premessa, non ho usato tutti gli sconti che mi sono arrivati. Chi ha visto il vlog del 29 di febbraio sa. Perché abbiamo fatto tutta, insomma, una lista, un check di tutti gli sconti compleanno, eccetera, che io ho riportato qui nel telefono perché io ho fatto una foto e vi dirò ora, prima di iniziare, gli sconti che ho utilizzato, anzi che non ho utilizzato e che non so se utilizzerò perché in realtà alcuni finiscono tipo il 17 di marzo, quindi ho tempo. Allora, non ho utilizzato Marionneau, Barberino finisce a maggio lo sconto, quindi probabilmente lo posso utilizzare. Non vi dico quelli che ho usato. Natura sì, non l'ho utilizzato, sono 5 euro su 40 di spesa. Vediamo, non credo lo utilizzerò, però vediamo. Non ho utilizzato Erbolario Sito, che è il 20% su 20 euro di spesa solo online. Non ho usato Twinset, che è il 10%. Non ho usato Brand, lo sconto del marchio si chiama Brand. Perché non ho capito nemmeno quando finiva, ma non mi interessava. Non ho usato MAC perché non è uno sconto, sono semplicemente qui 5 punti in più, quindi inutile. Ho usato Biolaser che li ho contattati. Voglio fare un trattamento e avrò il 50% di sconto. Utilizzerò sicuramente Veralab, ma quello dura un anno, quindi molto tranquillamente. Questi Biolaser e Veralab ve li dico perché non ho delle cose fisiche che ho comprato, quindi vi dico che nonostante non ci sono, li ho comunque utilizzati. Non ho utilizzato Red Care. La farmacia online e non ho utilizzato Intimissimi, che tra l'altro scade oggi il 20% perché non avevo niente da comprare, quindi inutile. Quindi partiamo da cosa ho effettivamente comprato e partirei da, io copro gli indirizzi perché sono pacchi, da questo pacco qua che è Pupa, non è per me, nel senso che avevo il 50% di sconto, ora ho anche un altro 20% in queste cartoline, qui dice dell'app credo. Avevo questo 20% di sconto, 50% di sconto, siccome Pupa lo usa mia madre, gli ho detto: Mami, hai bisogno di qualcosa che ti compri, eccetera, eccetera. E lei mi ha detto: Sì, guarda, siccome insomma, hanno un prezzo per lei che si usa solo questi, non è alto, però insomma è rincarato. 50% di sconto è sempre un'ottima soluzione, quindi mi ha detto prendimi la combo che è l'eyeliner con applicatore in feltro, non quello a penna, e il mascara, il Pupa Vamp, lei usa blu, solo blu. Entrambi sono nella colorazione 300, che è il blu scuro. Quindi, siccome tra poco è anche il suo compleanno, metterò un fiocchino e glielo darò, tanto sa che cos'è, ma una cosa più da scartare è carina. Poi, continuiamo con, aspettate, non so come farvelo vedere, con questo pacchettone di H&M, perché tutto è iniziato per il viaggio a Londra, che abbiamo comprato una tuta di H&M uguale, io e la Mimmi, per l'aeroporto, per andare in aereo e avendo questo sconto ho detto ma sai che la voglio comprare un'altra,
Io non porto tute, ma non mi interessa perché magari sai male nella vita. Sono andata a scegliere una verde oliva, non c'era più il sopra, è esaurito in tutti i modi, tipo i miei capelli. E quindi, cioè, mi stavo consigliando con la Vero al telefono. Ah, stavo di spoiler, no, perché l'avete già visto, mi sono tagliati i capelli. Io sono contentissima, ma mi fanno strano perché sono cortissimi, consideratecelo al sedere, quindi. Comunque, dicevo, mi consigliavo con la Mimmia, carina, io c'ho questa, guarda se è disponibile, guarda se è disponibile. Era disponibile, quindi ho preso un'altra tuta uguale a lei. Quindi abbiamo due tute uguali adesso. Se riesco ad aprire il pacco, ok. Allora, qui dentro c'è una busta intera, così, delle lettere di H&M, e dentro c'era solo lui. Perché per arrivare alla spedizione gratuita tipo mi mancavano 3 euro, una roba del genere, forse meno, 2 euro, e quindi ho preso questo Frozen Hover Lip Gloss, carino, easy, tanto io li uso, quindi va bene. Qui c'è la bolla, ok, e la tuta è questa qua, questa l'ho già aperta per vedere il colore, vi faccio vedere solo il pezzo di sopra, tanto è un grigio melangiato. Fatta così, e io ho preso l'XS sia di sopra che di sotto perché comunque secondo me veste largo e quindi sì, ho preso questa tuta che mi porterò a Londra con me insieme all'altra. Crollerà tutto sicuramente. Esatto, è crollato tutto. Ok, passiamo a tutte queste altre buste. Allora, vorrei Io inizierei da queste due cose che più o meno ho preso le stesse cose. Allora, da Golden Point ho fatto vergognosamente scorta di calze. Ho preso queste senza cuciture, 20 denari, la terza, tutte e quattro nere, che oltre allo sconto c'era anche la mia promozione, oltre al mio sconto c'era la promozione di prendi 4, paghi 3. Quindi io ne ho prese 4 nere, calze velate, 20 denari, easy, ho fatto la scorta. E queste andate. Di qua invece sono passata in Val di Chiana e avevo il 30% di sconto tipo perché ho la tessera sono iscritta. E ho preso anche qui due calze, cioè guardate quanto 2,45 euro. Cioè, non so se rendo di calze donne. Io adoro il l'outlet calze donne. E queste costano, non mi ricordo se 14,90, una roba del genere. In boutique che l'ho sempre comprata in boutique, cioè mi sono maledetta quando ho visto questo prezzo. E ne ho prese due, una l'ho già utilizzata. Comunque, sono due. Poi ho preso, credo, due mutandine, una di Tezenis perché l'outlet è calzettone intimisti di Tezenis insieme. Sempre la S bianca in questo caso. Qua, cioè è veramente carinissimo, ma carinissimo. E poi una nera che in realtà è molto simile a tutte quelle che ho, sempre di Tezenis, sempre di Tezenis, molto simile a tutte quelle che ho, tanga Easy nero, ma in realtà io l'ho presa perché dietro c'è scritto Chevy, bellissimo, io molto molto soddisfatta di questi acquisti. Poi ho preso, non so, ho preso un po' tanta roba, aspettate che tiro fuori. Ah, perché ho preso già, mi ero scordata, ho preso anche dei costumi, quindi finiamo con l'intimo. Questo dovrebbe essere l'ultimo pezzo. Ho preso questo reggiseno, che speriamo che mi stia, io sono sempre fiduciosa, ma non lo so. Che è lavorato tutto così, molto bello, vedete, con tutte le rose. Qui è più, non dico raso, ma sul lucido. È così perché io ho già, che comprai in boutique, negozio, la mutandina. Perché
Però lì sopra non lo trovai e l'ho trovata all'outlet e quindi ho detto proviamo. L'ho preso, l'ho pagato tipo, non lo so, costava, ah no, costava 17 euro, io l'ho pagato 8 euro, quindi dire, alla fine. Poi sono andata sui costumi. Allora ho preso un sopra, anche questo speriamo che mi stia, sembra più piccolo di quello che è in realtà, perché comunque la coppa arriva fino a qua praticamente, quindi. Questo che è un, eccolo qua, se lo vedete bene, guardate che bello, sembra un fiocco, è veramente bellissimo per quest'estate, io non vedo l'ora. L'unico difetto è che dietro si annoda così. Sono un po' scomodi, quindi non so se farci mettere tipo da mia madre una chiusura normale, non lo so, questo lo valuterò, però molto bello. E poi ho preso il sotto. Che è fatto così e ha da un lato questa catenella tutta gelatinosa, eccolo qua. E poi ho preso un sotto che in realtà non c'aveva sopra, non c'era, ma non me lo potevo lasciare scappare. Che vedete, che ecco, ok. Non me lo potevo lasciare scappare, ragazze, cioè impossibile questa cosa. È una limited edition. Ce la faccio vedere volentieri di chi è? Di Calzedonia ed è una mutandina molto semplice dorata, ve l'ho fatta vedere, aspettate, molto semplice, oh mamma mia, dorata, aiuto, eccola qua. Tutta, vedete com'è brillantinosa, ma la cosa bella è che ha questa. Cioè c'è questa catena che non è attaccata allo slip, è attaccata perché. Però io la vorrei attaccare allo slip e credo sia una di quelle che devi passare sulla pancia, magari anche intorno al collo, insomma devi fare tutti quei giri gogoli. Ha anche, non mi ricordo, mi sembra di aver visto, sì, ecco, infatti si aggancia in qualche modo, vedete, al gancino, quindi poi studierò come si aggancia, però non lo potevo lasciare lì assolutamente. Questo ragazzo, io penso sia stato il vero affare perché costava 40 euro. Io l'ho pagato 15. Questo è veramente l'affare della vita. Bellissimo. Io non vedo l'ora di abbronzarmi per mettermi questo coso. Ok, poi passiamo al beauty. Allora, erbolario. Mi è arrivata una mail vera. Erbolario praticamente ha fatto due tipi di sconti: il 20% sul sito che io non ho utilizzato, ma se mi ricavo in negozio anche senza comprare niente, cosa che ho fatto, sono riuscita a fare per la prima volta, c'era un regalo per me come appunto abbonata, avendo la tessera, eccetera. Quindi io sono andata davvero da Erbolario a ritirare il mio regalo senza comprare niente. Sono stata bravissima. Mi hanno regalato anche il calendario in omaggio. Che carini, guarda che carino. Che ci farò con questo calendario? Non lo so in realtà. Perché non uso calendari. Oh, ma che bello! Io mi ricordo comunque quando ero più piccola che col calendario dell'Erbolario ci si faceva dei quadretti, tipo questo si staccava e si incorniciava. Bellissimo sta cosa, cioè sono dei bellissimi disegni. Guardate. Bello che questo. Vabbè, a parte ciò. Io l'ho già aperto, ovviamente. Perché ero troppo curiosa. Se mi sembra di avergli fatto una foto al pacchetto. Se mi ricordo, ve la metto qui, la foto. Che così vedete com'era il pacchetto prima che io lo rovinassi. C'era anche il fiocchino, guardate. Ed è praticamente un cofanetto di bacche, fiori legni, gel detergente viso e mani e crema setificante per le mani. Guardate che carino. Molto molto carino. Il gel è da 50, la crema è da 30 ml. Un pensiero molto carino e apprezzato. Perché finalmente, cioè, non ti mettono condizioni.
Se vuoi acquistare, bene. Se non vuoi acquistare, comunque io per la tua fedeltà un regalo te lo faccio lo stesso. E questa cosa mi piace. Ok, poi sono passata da Douglas. Sì, Douglas. Mi confondo sempre Douglas, Douglas. Non mi ricordo mai qual è quella giusta. E ho preso due cose. Qui avevo 10 euro di sconto senza minimo di spesa. Ne ho spesi 20. Quindi ho pagato 10 euro. 21, anzi. Vabbè, allora ho preso due cose. Innanzitutto mi ha dato un campioncino che, vabbè, è il nuovo profumo di Cosmix Kylie Jenner. Che vi dico? Poi se lo poteva risparmiare. Vabbè, beh. E ho preso due cose. Allora, una che vi l'avevo già spoilerata, che è il Peeling Solution di The Ordinary. Per chi non lo conosce, è quello rosso che magari l'avete visto su qualche social. Insostituibile per me, cioè questo è il peeling della vita, insostituibile. E poi, molto curiosa, ho visto questa cosina qui di Elf. L'ho vista anche di altre marche, ma ieri da Douglas così l'ho notata di Elf e l'ho voluta prendere. È un lip plumping pen. Plumping, non lo so perché ragazzi, io diciamo che con queste labbra non sono molto attendibile per l'effetto plumping. Però è una penna, un gloss tipo. Io l'ho preso nella colorazione Must Have Mauve e vi faccio vedere come è. Io l'ho già usato una volta. È fatto così. Non si gira, si fa così e attenzione a non tirarlo fuori troppo, attenzione a non estrarlo tutto perché non si rinfila, quindi però ecco, è proprio, cioè vedete, un lucido insomma, niente di... Niente di che, ma siccome io lo uso sotto, ha un odore molto buono. E lo uso con una matita sotto, l'ho già usato, è perfetto, mi piace, lo adoro. E questo, ok, era Douglas. L'ultima cosa che sono riuscita a comprare è da Pinalli, che io adoro. Io adoro Pinalli, ma poi queste bustine così colorate. Allora, ho comprato tre cose perché sono una malata psicotica. Di questo sono una malata psicotica. Ho preso il Fix Me Up di Mesauda. Io sono piena di fissatori, ma non lo so, volevo provare anche questo, quindi l'ho preso. E poi ho preso altre due cose. Allora, We Makeup è uno di quei marchi che vi dà lo sconto solo il giorno del tuo compleanno, quindi o te compri quel giorno o non compri mai più. Ma io l'ho fregati perché ce l'ha anche Pinalli. Ha usato lo sconto We Makeup di Pinalli. Su We Makeup di Pinalli, appunto. Ho preso questa matita labbra che è la 44 Milos Mulberry. Non lo vedrete mai, io non ci provo. Ed è questa qua che non so. Sembra rossa rossa, ma in realtà non si vede, è più un rosso fragola, un po' meno rosso, ecco, perché mi serviva per un rossetto di l'ho fatto vedere? Non mi ricordo, per un rossetto di fillerina che ho comprato e quindi niente, mi serviva e l'ho comprata. L'ultima cosa che ho preso, ragazzi, questo è un tuffo nel mio passato perché è lui. Questo è veramente un tuffo nel mio passato. Non compravo un rossetto di MAC da tipo 5, 6, 7 anni forse, perché hanno cambiato il colore al mio meraviglioso Velvet Teddy e quindi è guerra. Non sapevo che Pinalli rivendesse MAC, l'ho visto e ho detto no, io lo voglio. E quindi l'ho preso ed è il 424 di GAF.
Guardate che bellissima confezione. È questo marrone molto scuro, molto scuro. Facciamo subito la prova. Facciamo finta di niente. Eccolo qua. Ma che bello, ma che bello. Morbido. Mi piace, devo dire che mi piace molto. Bello. Bello, bello, bello. Molto soddisfatta. E va bene, questo era tutto quello che sono riuscita a comprare con gli sconti del mio compleanno. Io vi ringrazio se avete visto il video fino a qui. Se vi va, lasciatemi un like, sempre e solo se vi va, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere aggiornati sui miei nuovi video. Io vi mando un bacio e ci vediamo!